Più di 50 esemplari per un rombo di motori che affascina sempre. Per rinnovare lungo corso Vittorio Emanuele le suggestioni dello stile Maranello. Si è conclusa ad Avellino la due giorni iniziata e proseguita a Teora all'insegna del Rosso Ferrari. Un evento che rientra nel programma del Ferragosto avellinese e fortemente voluto in Irpinia quest'anno dal club ACI Storico Avellino e dall'avvocato Stefano Lombardi. Io credo che non esista un italiano che non sia orgoglioso di essere italiano in quanto paese nel quale nascono le Ferrari, che sono degli autentici capolavori dell'arte umana, quasi delle sculture. Questi non sono dei semplici pezzi di ferro, ma hanno un'anima queste macchine, sentilo. Bene. Senti, che velocità sviluppa? 320 km effettivi, da 0 a 22 secondi. In calendario abbiamo altri due eventi, il Memorial Giuseppe De Mattia a San Michele di Serino che si terrà il 6 agosto, dove faremo una prova tecnica uguale a quelle del campionato italiano di regolarità, e la particolarità è che avremo l'integrazione dei ragazzi diversamente abili del centro Aprea che faranno da navigatori ai piloti. Qual è il fascino di guidare un bolide del genere? Il fascino, devi avere la passione, devi essere appassionato, devi amare. Solo così puoi capire cosa vuol dire guidare una Ferrari. Raduno ad Avellino nel giorno anche del Gran Premio. Sì, e noi ce lo seguiamo il Gran Premio, con i telefonini, con i tablet, ci siamo organizzati. Ed evidentemente l'accoppiata Ferrari-Avellino deve aver portato bene al cavallino rampante che in Ungheria ha festeggiato la doppietta Vettel-Raikkonen.